Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Daniele Zemignani e dal 1992 faccio l'agente di immobiliare. Sono anche il fondatore del gruppo Facebook di Italiani in Spagna, a cui vi invito naturalmente a iscrivervi per avere informazioni gratuite su trasferimenti e investimenti in Spagna. Oggi parliamo del settore uffici. Questo gruppo di video appartiene a una categoria che io definisco scenari immobiliari post-Covid. Ogni 3 mesi pubblico degli aggiornamenti sul mercato immobiliare e appunto oggi parliamo degli uffici. Il mercato degli uffici nel 2020 ha subito e ha vissuto un profondo cambiamento. Il più importante è stato il fortissimo impulso verso lo smart working, naturalmente, che ha portato tutte le aziende a rivalutare quanto spazio fisico hanno davvero bisogno dopo essersi adattate alla nuova normalità dovuta appunto al Covid. Con questo scenario sul tavolo è cresciuto tantissimo il numero di immobili disponibili sul mercato. È aumentato del 22% il tasso interannuale di immobili. Infatti a novembre del 2019 era intorno alle 23.000 unità, mentre a novembre del 2020 sono stati rilevati circa 27.300 uffici in vendita in tutto il territorio spagnolo. Di nuovo, e come già visto nel settore degli hotel nel video precedente, tutte le regioni hanno registrato questo aumento di immobili disponibili. Rimeccia, Madrid e anche la Catalogna con oltre 8.800 uffici, quindi è un più 27% a Madrid e un più 34.6% in Catalogna. Oggi parliamo anche di discoteche. Infatti i settori colpiti dal Covid sono anche quelli dell'ozio, come si definisce in Spagna, quindi il settore svago è completamente in ginocchio. I locali di svago notturno sono il settore che maggiormente ha visto aumentare lo stock disponibile durante il 2020 e la crisi del turismo, le limitazioni del numero degli ingressi nei locali, i limiti di orario hanno appunto messo in ginocchio questo settore. Chiaramente a seconda delle città e delle province ci sono delle oscillazioni di prezzo molto grandi e il prezzo più basso che ho rilevato in Spagna è di 50.000 euro per una discoteca e il più alto è circa 6 milioni di euro. Tutte le regioni hanno discoteche in vendita. La capofila, tra le capofila ci sono appunto Andalusia, la regione della Catalogna e Madrid, che superano insieme le 60 unità in vendita. Bene, io concludo questo breve video invitandovi, se avete necessità di una consulenza immobiliare, a cliccare sul link che metto in descrizione. Se invece volete informazioni gratuite, iscrivetevi al mio gruppo Facebook, anche quello metterò il link in descrizione. Per qualsiasi contatto telefonico scrivetemi su WhatsApp al più 34 625 44 54 05. Buona fortuna a tutti. Ciao.